Buonasera e benvenuti al TG regionale di Toscana TV. Apriamo come di consueto con i dati sul coronavirus. Vediamo subito insieme il grafico con il raffronto tra la Toscana e l'Italia sui nuovi positivi. Ieri più 137, oggi 132 in Toscana, 2.357 ieri in Italia e 2.324 in Italia. E ora i dati toscani, li vediamo insieme, dati toscani che ci parlano di più guariti e meno in terapia intensiva. I guariti crescono addirittura del 9,1%, 18 purtroppo i decessi, 10 uomini e 8 donne con età media di 83 anni. Ma passiamo adesso ai dati delle province, vediamo che addirittura a Grosseto non ci sono nuovi casi, la provincia più colpita è quella di Firenze, vedete in tutto 3.003 più 79 oggi. Ma continuiamo a parlare sempre purtroppo di nuovi positivi che sono stati scoperti in una RSA di Firenze, Villa Gisella, dove è in corso lo screening sui test sierologici. Il gruppo intervento ospedale territorio composto dal geriatra, dal pneumologo, da un infermiere e da un medico della direzione sanitaria dell'ASL Toscana Centro è intervenuto con vigilanza stretta e costante, con presa in carico dei pazienti positivi o sintomatici. Uno screening di massa alla popolazione dell'isola del Giglio tramite il test sierologico. È quello che sta per autorizzare il comitato etico dell'Istituto Spallanzani di Roma in merito all'infezione da Covid-19, visto che nell'isola ci sono stati solo 4 casi positivi e tutti venivano da fuori. I cittadini dell'isola del Giglio, se esprimeranno il consenso informato, avranno dunque la possibilità di essere sottoposti al test sierologico. Un morto carbonizzato e un ferito grave in un incidente stradale avvenuto in Maremma nei pressi di Albinia, dove un'auto si è schiantata contro un piccolo ponte e ha preso fuoco. E purtroppo nell'impatto il conducente è stato sbalzato fuori, mentre il passeggero di 28 anni è rimasto all'interno ed è morto appunto carbonizzato. Polemiche per un post su Facebook con un sole e una faccetta nera alla risposta dell'assessore di Manciano. Il vice sindaco di Manciano nella giornata del 25 aprile commenta un post che inneggia al fascismo. L'atto ha naturalmente creato un dissenso diffuso. Al quotidiano online il giunco.net una lettrice ha inviato un messaggio in cui si segnalava un post nel quale il vice sindaco Luca Pallini commentava con un grosso sole sorridente l'inno fascista postato da un cittadino privato, nel quale era condiviso anche il video di YouTube di Faccetta Nera con tanto di saluto fascista e mano tesa. Pallini ha chiesto ufficialmente scusa dell'accaduto per chi si è sentito offeso dalla sua risposta al post, scritta con leggerezza: sono per la pacificazione nazionale, per la condanna degli estremismi, ha detto, solo guardando il passato possiamo volgere lo sguardo verso il futuro. E l'atto del vice sindaco rischia di spaccare la maggioranza del comune dell'entroterra maremmano. A comunicare l'uscita dalla maggioranza del sindaco Mirko Morini è il responsabile del gruppo Eora, Francesco Mazzoli, che ha annunciato come i due assessori di riferimento del gruppo si possono ritenere liberi di fare le loro scelte. Durissimo con Pallini anche il segretario provinciale del PD, Giacomo Termine, che ha commentato: non siamo pazienti e non ammettiamo giustificazioni e neppure crediamo all'errore di superficialità addotto da Pallini per la sua esternazione sotto un post che inneggia Mussolini e a quel canto Faccetta Nera che simboleggia un brutto periodo della storia italiana. Non li crediamo, nessun rappresentante della comunità può permettersi di ricordare con orgoglio quel passato. Lo fa per superficialità o ignoranza? Non importa, se vuol professare o sostenere le sue idee neofasciste lo faccia a casa sua, non può farlo in un ruolo pubblico. Se davvero si dice pentito, sostiene ancora Termine, il vice sindaco può fare solo una cosa: dimettersi. Posizione dura anche quella del PC di Grosseto, la cui segreteria ritiene che le scuse immediate di Pallini non siano sufficienti e che il vice sindaco di Manciano deve apertamente dichiarare, oltre alla leggerezza compiuta, la sua condanna al fascismo, il riconoscimento del 25 aprile e il totale rispetto della Costituzione antifascista. Fascio leghisti è il nome giusto per Meloni e Salvini, ha scritto sulla sua pagina Facebook
Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, si riferisce alla canzone Bella Ciao cantata da Francesco Guccini ieri il 25 aprile e a successive critiche di Giorgia Meloni. Ed è stata firmata oggi dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e pubblicata sul sito della Regione l'ordinanza che consente alle aziende dei distretti tesseri toscani di riprendere l'attività per evitare incuria di tessuti e scarti di lavorazione. Sarà in vigore da domani. E Gianni è favorevole ad anticipare la riapertura del comparto moda di Prato dal 27 aprile. Sentiamo il suo commento. Molti imprenditori mi hanno telefonato dicendo: ma come, a Biella si lavora, a Prato no? Si tratta di filiere importanti che vivono una concorrenza internazionale che vede in altre nazioni, penso alla Germania e in tanti paesi europei, proprio su queste filiere industriali ancora lavorare, legittima la richiesta del mondo del lavoro della città laniera. E io ritengo che davvero il governo debba riflettere, a Prato dovrebbe consentire dal 27, in condizioni naturalmente di massima sicurezza, come abbiamo affermato nel patto dello sviluppo, di poter andare avanti, ripartire e reggere una concorrenza internazionale che, se perdi anche solo qualche giorno, poi i prodotti sui mercati sono quelli di chi è in grado di produrre. Quindi da parte mia solidarietà alle categorie economiche di Prato e del sistema che si regge sull'export, perché la moda e in generale tutto ciò che si regge sulle esportazioni possa in condizioni di sicurezza ripartire anche magari qualche giorno prima del fatidico 4 di maggio. E ora parliamo di soluzioni post pandemia per la ristorazione e non solo. Sentiamo. La sopravvivenza. Lasciamo un mondo da un punto di vista economico che non ritroveremo più per un pezzo. Abbiamo perso il turismo e abbiamo problemi con il mercato interno. Ci sarà meno capacità di spesa, ci sarà il fattore psicologico. Molti sono già morti, non riapriranno. Ed io ho seriamente paura che, se non si ritroverà una rinegoziazione di ogni fonte di costo, dagli affitti alla fiscalità al costo di lavoro, coloro i quali sopravviveranno in questa fase moriranno di sicuro i primi mesi. Il presidente regionale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio ha una visione ben precisa di ciò che potrebbe accadere in futuro e che in parte sta già accadendo oggi sul fronte della ristorazione e su tutta quella filiera che li gravita attorno. Bar, ristoranti, ma non solo, si troveranno a dover fare i conti con distanze, sanificazioni e una riduzione dei posti di lavoro. Servono regole ad hoc, vale per la grande come per la piccola distribuzione. Occorre condividere la responsabilità, trovare una sostenibilità e, pur mettendo al centro la salute e la sicurezza nostra e dei nostri clienti, occorre che ci sia buon senso. Non si possono fare le regole per i grandi, per la grande distribuzione, per la grande industria e poi applicarla per la piccola impresa che ha dimensioni piccole e dovranno essere fatti vestiti su misura se vogliamo che il modello produttivo e distributivo e di accoglienza della piccola aziende possa sopravvivere a questa pandemia. Imprenditori del settore della ristorazione e chi lavora nella filiera food hanno messo le mani avanti. In alcuni casi è scattato il confronto con studi legali. La preoccupazione è tanta, ma potrebbero esserci delle soluzioni. È chiaro che il distanziamento sociale a tutela della salute deve essere necessariamente perseguito e è condiviso da tutti. Però è anche vero che i ristoratori devono poter naturalmente riaprire. A parte quelle fantasiose opzioni che abbiamo visto in questi giorni, che prevedono per esempio il distanziamento all'interno dei ristoranti con il plexiglass, che evidentemente non è fattibile, non è assolutamente ammissibile né condiviso, si è pensato a quali potevano essere delle possibili soluzioni alternative. Quella che è stata reputata tutto sommato la migliore è di potersi espandere all'esterno, perché chiaramente dovendo tutelare la salute e quindi stare gli avventori del ristorante più lontani possibili uno dall'altro, l'unica possibilità all'interno di immobili che evidentemente non possono essere espansi è quello di rivolgersi verso l'esterno, creando quindi dei dehors, ma dicono naturalmente i ristoratori, calmierando quelli che sono i prezzi del solo pubblico, perché non possono aggiungere costi ad una situazione già molto complicata.
Ordinanza del sindaco a Prato per permettere l'asporto anche di bevande oltre che di cibi cotti e preparati. Quindi gli esercizi di somministrazione alimenti autorizzati dall'ordinanza regionale a effettuare, oltre che la consegna a domicilio, anche la vendita da asporto, potranno in aggiunta vendere anche le bevande da asporto. Si chiama Vision 2, il sistema di intelligenza artificiale che potrebbe aiutare nella fase 2. Rachele Campi. Si chiama Vision 2, il sistema di intelligenza artificiale messo a punto da una startup fiorentina per garantire la sicurezza delle persone nella fase 2 dell'epidemia da Covid-19. Tre opzioni disponibili per negozi, supermercati, pubbliche amministrazioni, ma non solo, cinema e musei, per una ripartenza in sicurezza. Vision 2 è un sistema di artificial intelligence molto semplice da utilizzare, pensato per tutti gli esercizi commerciali, la pubblica amministrazione, luoghi dove andremo, diciamo così, a risocializzare in fase 2, e è un sistema che permette con tre applicativi di gestire i comportamenti a rischio delle persone. Il primo applicativo è ProPerson, che serve a valutare e a monitorizzare gli assembramenti delle persone in un luogo. Face Mask è un feature, cioè un applicativo che riesce a vedere se le persone indossano la mascherina, e Concierge è invece una modalità automatizzata di gestire la fila fuori dai negozi, fuori da un ufficio o in luoghi, diciamo così, sociali come musei. È un sistema immediato, facile da installare, lavora attraverso webcam e è sviluppato in toto da noi, che siamo una startup che si occupa di artificial intelligence, data science e neuroscienze. E ora scopriamo insieme il modo corretto di indossare la mascherina. Buongiorno, oggi vi farò vedere come si indossa in maniera corretta una mascherina di tipo chirurgico. Come prima cosa facciamo l'igiene delle mani con del gel a base alcolica. Terminata questa fase, prendiamo la nostra mascherina, la cui forma è rettangolare e il lato lungo deve essere posizionato parallelamente ai nostri occhi. Ai lati sono posizionati degli elastici che servono ad ancorare la mascherina al nostro volto e devono essere posizionati intorno ai nostri orecchi. Sulla parte superiore di alcuni modelli è presente un ferretto metallico che serve per sagomare la forma del nostro naso sulla mascherina. Per indossarla prendiamo i margini superiori insieme agli elastici e posizioniamo la mascherina sul vostro volto. Prendiamo la parte inferiore e la facciamo passare sotto al mento. Su questo modello è presente il ferretto metallico e vado a sagomare la forma del mio naso. Così è come si indossa in maniera corretta una mascherina di tipo chirurgico. La mascherina non deve essere mai portata in questa maniera, lasciando il naso all'esterno o posizionata sotto al nostro mento. Durante la nostra attività all'esterno dobbiamo evitare assolutamente di toccare la mascherina nella parte esterna del nostro volto, perché potrebbe essere contaminata dalle nostre mani che hanno toccato le superfici al nostro esterno. Terminata questa fase, terminata la nostra giornata, possiamo togliere la mascherina, magari igienizzandoci le mani ancora prima. Fatta la nuova igiene, prendiamo i bordi esterni e abbiamo rimosso la mascherina. Così si indossa la mascherina in maniera corretta. Grazie. Il telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci.